18 novembre 2016 ci troviamo all'interno dell'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, precisamente siamo nella Galleria degli Specchi perché a brevissimo, vedete proprio alle mie spalle, verrà inaugurato il Festival dell'Arte, dell'Amicizia e della Pace Italia-Uzbekistan, un vernissage di arte a cui non mancherà la musica, nel susseguirsi dei giorni non mancherà la moda, la poesia, insomma noi con le nostre telecamere siamo presenti e cercheremo appunto anche di intervistare quelli che sono naturalmente i protagonisti, ma anche i tantissimi invitati. È iniziato ufficialmente il Festival dell'Arte, dell'Amicizia e della Pace Italia-Uzbekistan e siamo in compagnia di un gruppo che si alternerà appunto in questa grande serata di musica. Ecco, intanto facciamo le presentazioni di rito. Allora, io sono il soprano lirico Teresa Sparaco e sono la direttrice, diciamo, di quello che ho potuto adesso formare il gruppo Le Dame del Regno. È un ensemble di tutte donne unico in Campania e vestiamo con abiti d'epoca borbonici originali. Quindi, e facciamo musica nostra partenopea, oltre a fare le opere, operette e altro, insomma. Ecco, rappresentativa delle musiciste, alla mia sinistra, tanto presenta un po'. Buonasera, buonasera a tutti. Io parlo a voce di tutto il resto dell'ensemble, delle mie colleghe. Siamo stasera qui a Pesaro, in questa bellissima struttura, noi che veniamo dalla Campania, quindi avvertiamo molto la presenza rossiniana, che comunque lui è stato in un periodo a Napoli, quindi nelle sue opere, ma soprattutto nella sua tarantella, la danza, c'è tutto Napoli. Comunque veniamo a stasera, come ci vedete vestiti in effetti, magari in modo usuale, insomma, per un abito da concerto nero. Siamo vestiti appunto, come diceva il soprano, in abiti serici. Quindi cosa significa appunto questo termine? Deriva dall'alta scuola serica di San Leucio, sono fatti in seta appunto, tipici dell'epoca borbonica. Questa sera qui a Pesaro, in questa patria stupenda, proponiamo alcuni brani tratti dall'opera Gianni Schicchi di Puccini, magari spiazziamo anche con Morricone, quindi musica cinematografica, colonne sonore meravigliose. Abbiamo anche pezzi del nostro Rossini, la danza, abbiamo un brano del Settecento, Il bacio di Arditi, quindi insomma chi più ne ha più ne metta, faremo un tutt'uno. Ma ci avete messo un grandissimo appetito, adesso non vediamo l'ora di ascoltarvi. Siamo in compagnia di Rustam Kayumov, consigliere dell'ambasciata della Repubblica Uzbekistan in Italia. The first time in Italy, the first time in Pesaro. What can you tell me about this city and also this festival? Thank you very much. I'm very pleased. Il consigliere è grato di essere qua presente in questo evento così importante, in questo evento culturale che richiama il legame, lo stare insieme, la pace, soprattutto l'amicizia. La prima volta che visita Pesaro, è rimasto entusiasta anche dell'accoglienza, naturalmente ringrazia anche tutti coloro che hanno invitato, chi ha organizzato, chi si è prodigato per appunto creare questo festival così particolare.
alla mia domanda del fatto che la lingua dell'arte è un po' la stessa lingua, non ha bisogno di traduzioni, appunto spiega che nei secoli il linguaggio della musica è sempre lo stesso, dalla visita di Marco Polo in quel di Samarcanda fino ai tempi di oggi, non è assolutamente un qualcosa di diviso, ma è questo che, che fa il vero legame, un po' come lo spirito di anche questa giornata insieme. Siamo in compagnia di un altro protagonista di questo festival che è appena stato inaugurato, Marina Corazziari, che ha a che fare con la scultura, con i gioielli, insomma un binomio un po' particolare e soprattutto direttamente da... Io vengo dalla Puglia, sono mediterranea per metà e per il resto emiliana, infatti il cognome è Emiliano, mio papà era di Modena. Bene, nei miei gioielli c'è il Mediterraneo, io porto un insieme di stili che vanno dal barocco al liberty al post-industriale unito al nostro romanico pugliese, per cui nelle mie sculture gioiello da indossare si evince tutto questo. Molto importante la luce, le trasparenze, i colori del mare, del cielo e della natura. Qui ho portato alcune mie ultime creazioni che hanno sfilato ad Alta Roma, sulle passerelle più prestigiose e anche ultimamente a Monte Carlo. A seguito dell'invito di Aida sono venuta con entusiasmo, innanzitutto per vedere questo splendido albergo del Conte Nani e poi per questa situazione molto eclettica e complessa, ma bellissima, perché ecco, unire due tradizioni, due culture, popoli diversi nel nome dell'arte e della pace, come dicevano prima, è sempre una vittoria comunque. Sicuramente è venuta una grande curiosità ai nostri telespettatori di Fano TV, allora cercheremo anche noi con le nostre telecamere di fare delle belle riprese, perché abbiamo sentito delle belle descrizioni, ma adesso facciamo parlare le immagini, che sono quelle che faranno la differenza. Certo, certo. Siamo in compagnia di Regina Resta, presidente di Verbum Landi Art, un'associazione particolare che ha a che fare tantissimo con un festival come questo di oggi appena inaugurato, perché voi vi occupate a livello internazionale di che cosa? Ci occupiamo di arte, di cultura in generale, quindi che comprende un pochettino la poesia, la letteratura, la prosa, eccetera. E poi spaziamo un po' in tutti i campi, non soltanto l'arte come pittura, ma anche musica, teatro, cinema, e quindi organizziamo eventi ad alto livello. La collaborazione naturalmente è avvenuta grazie ad Aida, che un po' ha fatto da collante di questo evento. Certo, e l'amicizia è nata proprio durante un premio organizzato da Verbum Landi Art, un premio Pesaro Arte 2016, e lei ha partecipato a questo evento, quindi siamo diventate amiche, da lì poi è nata la collaborazione. Quindi molto spesso, anche da fatti più informali, molto spesso nascono collaborazioni durature che poi portano frutti anche importanti. Certo, lo scopo principale di queste iniziative è proprio questo, creare dei rapporti tra le varie organizzazioni, quindi non è un discorso isolato e individualista, altrimenti non avrebbe senso parlare di arte e di cultura se non cercassimo di collaborare fra di noi e creare rete. Ormai è un discorso che comprende un po' tutte le attività nostre umane. Fare rete significa condividere e collaborare e soprattutto estendere, diffondere per farne usufruire gli altri. In compagnia di Lilian Rita Callegari, un artista direttamente da... Dunque, ormai sono parecchi anni che sono residente in Italia, comunque sono nata in Sud America e porto naturalmente, essendo un'artista, quindi una creatrice,
porto anche la natura, la luce e i colori del mio paese, che si sono poi fusi con gli studi, i viaggi, questa passione dell'Italia, perché i miei nonni erano italiani, di conseguenza gli studi ad Urbino, e tutto è convogliato in un felice cerchio, no? Certo, di conoscenza. Poi la vita vissuta impressiona sempre, anche in quello che si crea, in quello che si viene. In quello che si crede, certamente, perché qui sono sicuramente anche il senso dell'osservazione, l'amore verso la natura, che è uno dei miei temi preferiti, quindi per esempio, non lo so, anche lo stacco dal corpo, come inteso come meditazione, come sentimento, ma anche come, come posso dire, altezza dell'anima, no? Perché l'anima ha anche quei momenti in cui percepisce una vita oltre la vita e poi descrive attraverso, in questo caso, o la pittura o la scultura o le tecniche delle incisioni, cui io amo, insomma. Ecco, sì. Due parole sul festival che è appena iniziato, l'inaugurazione pochi minuti fa, iniziata con la musica, un clima e un'atmosfera molto particolare in questi hotel. Guardi, un'atmosfera che mi ha elettrizzata, mi ha entusiasmato, anzi addirittura mi ha commossa dentro. Ascoltare poi la musica, questo connubio che ha fatto Aida Abduleva è eccezionale. Una donna vulcanica, creativa, anch'essa interprete appunto della pittura, perché parliamo di una pittrice che proviene dall'Uzbekistan. Ecco qui il gemellaggio appunto delle Marche con questo grandioso paese con cui si collaborerà non solo per quanto riguarda la cultura, le arti, ma anche, come diceva il conte Nanni Marcucci Pinoli, che ci ha appunto ospitato, il padrone di casa, si faranno certamente anche gli affari, come lui proprio estraggo questa parola, quindi Pesaro con l'Uzbekistan, sicuramente, perché qui abbiamo il turismo molto bello, le spiagge, e di là questo paese attorniato da tutti i paesi dell'est. Adesso io in geografia dovrei ubicare, però il mare non c'è. Loro amano Pesaro proprio perché vedono una risorsa per gli occhi e per goderselo, insomma. Contenta comunque di partecipare, che Aida mi abbia invitato, non sono la sola, chiaramente, voglio specificare, ci sono tantissimi artisti. Volevo ricordare un artista sudamericano come me, di nascita, che vive in Messico e si chiama Miguel Ángel Acosta Lara, che ha creato tra l'altro tutti i loghi e la parte appunto multimediale del festival, di questo festival, che è appunto Festival dell'Arte, dell'Amicizia e della Pace. Veronica Severi, un'altra artista che espone in questo festival dell'arte, dell'amicizia e della pace Italia-Uzbekistan. Allora, prima di tutto direttamente da, e poi anche due parole su quelle che sono appunto le sue opere. Io sono un'artista di Perugia e lavoro essenzialmente in incisione. Per l'occasione ho creato un'opera particolare a tema, con il titolo Un omaggio a Samarcanda, e proprio per celebrare quella che è l'amicizia e l'intercultura tra le nazioni, che sia l'augurio per una pace per quella che era in origine la Via della Seta. Due parole su quello che è il festival, quello che ha visto fino ad ora, e anche il concerto che si sta svolgendo. Il festival è stato e è, in questo momento si sta ancora svolgendo, un'apoteosi di cultura in senso lato, dove racchiude poesia, arte, musica, e devo ringraziare la grande abilità di Aida, che ha veramente cercato con tutte le sue forze di rappresentare questo evento al massimo. Oh,
siamo in compagnia di una fashion designer direttamente da Uzbekistan. Welcome in Italy, welcome in Pesaro, and welcome at the festival with the heart, the musician, with a lot of the language from Uzbekistan to Italy is the same language. Yeah. The art, the musician. The same, yeah, I can see it. And what about your job? You are a fashion designer. Yeah, my name is Stacey Giustina. Molto grata di essere qua in questo festival e soprattutto in questo hotel dove l'arte contemporanea si vive, cioè è un hotel ma allo stesso modo è anche un museo, quindi si può già vedere. E naturalmente ringrazio Aida per l'ospitalità in questo evento così importante dove la musica, dove l'arte, dove la poesia, dove si respira insomma un'aria, un'atmosfera di cultura. Naturalmente è la prima volta qui a Pesaro e è rimasta impressionata insomma dalla bellezza anche della città e soprattutto ringrazia per l'accoglienza. Art like this, you know what I mean. Ospitare un evento così importante non è qualcosa di nuovo al suo hotel, perché anche nel suo intervento ha ribadito come questo hotel è da sempre legato all'arte. Sì, da quando abbiamo aperto, dal 28 di giugno del 2008, abbiamo fatto già più di 180 mostre, che inauguro un venerdì sì o no di ogni mese, quindi dopo dura 15 giorni, e negli altri due venerdì facciamo delle presentazioni di libri d'arte o di poesie. Comunque abbiamo fatto anche altri incontri internazionali, sia per esempio con la Russia, con San Pietroburgo, e ne abbiamo fatto anche con la Svizzera, adesso appunto con l'Uzbekistan, e questo gemellaggio diciamo, perché poi gli artisti che sono venuti qui da Uzbekia in mostra poi ci inviteranno là a Tashkent, dove i nostri artisti italiani, soprattutto gli artisti di Alexandria, esporranno le loro opere. Poi leggeremo le nostre poesie e inizieremo anche degli incontri tra le due nazioni commerciali, speriamo che portino dei frutti. Ecco, due parole su Aida, che è un po' il vulcano di questo festival. È riuscita veramente con tanto impegno a mettere insieme le arti un po' di tutti i tipi, dalla pittura alla musica alla poesia, iniziando veramente questo festival con un piede giusto, con un'atmosfera ideale. Alla grande, bravissima, è riuscita a coinvolgere tantissima associazione pugliese molto importante come la Verbum Art. E un messicano che è un esperto di video, di designer, e quindi ha lavorato moltissimo. Poi ha invitato dei poeti italiani a leggere le loro poesie, ha invitato degli artisti appunto dall'Uzbekistan, dei pittori, è riuscita a far suonare delle bravissime musiciste qui locali di peso, che hanno gli ultimi anni del conservatorio, di queste invece cantanti e musicisti dell'Uzbekistan. È stato veramente un vulcano. Siamo in compagnia di altri due protagonisti, è appena finita l'inaugurazione ufficiale di questo grande festival e con tanto di attestato alla mano salutiamo altri due protagonisti, presentatevi pure. Buonasera, sono Stjepko Mamić da Dubrovnik, pittore e mia amica è stilistica di moda. Ecco, stilista di moda, il suo nome? Sì, io sono Sladana Krstić e sono croata da Spalato, però da 23 anni vivo a Roma e sono stilista. Infatti si sente anche dall'italiano che... Ecco, due parole su quello che è stato questa inaugurazione del festival.
una bella organizzazione, un bello posto con grandi artisti di pittura, di musica, di poesia. Sono molto contento per partecipare qui. Bene, domani sarà la giornata dedicata alla moda, quindi ancora una volta si può dire che insomma lei sarà un po' a casa, si sentirà un po' a casa. Sì, a casa mia, sì, mi sento bene, è proprio il mio habitat. Ecco, quindi ringraziamenti danno sicuramente a Ida per tutto quello che... Sì, ringrazio tanto per la fiducia che mi ha dato, è la prima volta che sono a questo festival e sono orgogliosa di esserci, che rappresento comunque un paese bellissimo come Croazia. È un paese, non è grande, però è pieno di talenti, quindi io sono qua per rappresentare il mio paese anche. Finalmente ci siamo, l'hanno battezzata come la rocambolesca, la vulcanica Ida Abdullaeva. Lei ha veramente dato tutto per questo festival, era sempre nel dietro le quinte a correre tra un artista e l'altro, perché insomma la scaletta la scaletta era ricchissima, sicuramente l'impegno è stato tanto, ma il risultato è stato veramente ottimo. Complimenti da parte di Fono TV. Ecco, dalla voce dell'organizzatrice finalmente si può dire che ti stai un pochettino rilassando. Com'è andata? Sì, perché io da stamattina che corro dalle 10, no, sono svegliata anche prima, ma comunque sì, è andata bene. Io sono felice perché hanno partecipato tanti, perché questo festival, ho creato festival d'arte, d'amicizie e della pace, è stata una mia idea che comunque io ho portato avanti 10 anni e sono riuscita infatti a realizzare. Questo evento è stato anche l'anno scorso a Gubbio, questo è già il secondo anno che abbiamo scelto un bellissimo location, l'Alessandro Museum Palace Hotel, che è proprio è un museo vero, dal conte Pinole, Alessandro Marcucci Pinole. Sono contenta, cioè, che non mi aspettavo, ma comunque sono venuti tanti gente. Soprattutto questo nel nome dell'amicizia, perché tanti artisti che abbiamo intervistato hanno detto che sono tuoi amici e volendo tutti conoscenti, poi ridendo e scherzando, come si suol dire, poi invece si è creato qualcosa di veramente molto serio. Sì, sì, perché è stato tutto creato per l'amicizia, perché non è un... abbiamo fatto tutto insieme senza soldi, diciamo, perché è stato... vera amicizia è questa. Vera amicizia è questa. L'ho dato possibilità a tutti, senza spendere soldi, creare questo evento. Sono intervenuti tanti, 27 pittori,
ore, poi ci sono stati 14 musicisti che verranno anche domani sulla sfilata di moda, poi ci sarà, non so, ci sono stati poeti, ci sono stati stilisti, tutti. E soprattutto l'appuntamento è anche a venire a vedere la mostra, allora, perché rimane. Certo, rimane 2 settimane la mostra, durerà sì 2 settimane, si può vedere ingresso libero, perché ci sono che artisti uzbeki, italiani, vengono anche dalla Croazia, dal Messico, Venezuela, cioè è una cosa proprio internazionale. Bene, è il caso di dire viva l'arte, viva l'amicizia, viva la pace, Italia, Uzbekistan. Sì, viva la vita, ciao. E da dove abbiamo cominciato concludiamo, dalla Sala degli Specchi dell'Alexander Museum Palace di Pesaro. Si può dire che è tutto, ma ancora ci saranno naturalmente altri 15 giorni di mostra, è soltanto stata la grande inaugurazione. Noi naturalmente ringraziamo Aida Abdullaeva che si è prodigata nell'organizzare tutto ciò, tutti gli sponsor, tutti coloro che hanno lavorato, i musicisti che sono stati all'opera e naturalmente anche tutti gli artisti che hanno portato le loro opere d'arte.